chiama Ilaria Scarpelli, ha 26 anni e dall'ottobre del 2014 è genetista molecolare responsabile del servizio di oncologia genetica per la diagnosi del cancro familiare al seno, ovaie e prostata presso l'ospedale universitario di Oxford. E da circa un anno e mezzo si occupa con i suoi collaboratori di due geni in particolare, il BRCA1 e il BRCA2, divenuti famosi perché usciti dalle pagine delle pubblicazioni specialistiche per comparire in quelle di cronaca. Le mutazioni di questi particolari pezzi di informazione genetica, infatti, sono quelli che hanno spinto l'attrice Angelina Jolie a sottoporsi all'asportazione delle ovaie e che alcuni anni fa le avevano fatto compiere anche la scelta di sottoporsi a una doppia mastectomia nella speranza di evitare un tumore al seno di cui erano morte altre tre donne della sua famiglia. Ilaria Scarpelli si è trasferita in Inghilterra a gennaio 2009, sostenendo gli esami di accesso all'università inglese. Ammessa, ha iniziato a studiare a Londra. Si è laureata nel 2012 in scienze biomediche con lode, ricevendo anche il premio come il laureato che ha effettuato il miglior percorso di studi di quell'anno. Nel settembre 2012 ha iniziato il master specialistico in genetica medica a Glasgow, in Scozia. Nel dicembre 2013 ha ottenuto il master e solo un paio di giorni dopo ha iniziato a lavorare in un ospedale londinese come assistente di laboratorio biomedico in ematologia, patologia e scienze della trasfusione. Subito dopo ha iniziato l'attività di genetista focalizzandosi nell'ambito della ricerca diagnostica in un importante centro pediatrico, attività che ha portato avanti fino al prestigioso incarico all'ospedale universitario di Oxford. È un'esperienza sicuramente bella che rifarei mille volte, però è sicuramente anche un'esperienza abbastanza difficile. Tu hai deciso di andare a studiare proprio all'università a Londra. Sì, e diciamo che dopo un viaggio studio in Inghilterra ero rimasta particolarmente colpita dal sistema organizzativo inglese e anche dal senso meritocratico, che è fortissimo lì. E quindi ho deciso di andare a studiare in Inghilterra, amando anche molto la lingua e prevedendo il fatto che sarebbe stato più semplice un domani trovare lavoro. E si è rivelato vero. 2009 partenza e poi? 2009 partenza, ho studiato un po' di inglese, ho fatto gli esami necessari ad accedere all'università, sono stata ammessa e mi sono laureata nel 2012 in scienze biomediche. Quindi in 3 anni la laurea con la lode? Sì, la laurea con la lode. E il fatto di aver avuto la lode ti ha facilitato in qualcosa? Sì. Ho ricevuto anche un premio come miglior laureato nel mio percorso di studi, quindi sicuramente questo ha facilitato l'accesso al master in genetica medica che ho poi conseguito all'Università di Glasgow in Scozia. Arrivati a questo punto? Arrivati a questo punto ho cercato lavoro e in realtà un paio di giorni dopo la cerimonia del master ho iniziato a lavorare. Ho iniziato a fare colloqui già da prima perché avevo finito la tesi in tempo, quindi avevo qualche mese in più e ho fatto tanti colloqui. All'inizio non sono andati sempre bene, ho ricevuto dei no, la maggior parte dei no perché mi hanno detto il curriculum è ottimo, hai una buona preparazione ma non hai abbastanza esperienza lavorativa. E quindi questo sicuramente ha causato un po' di problemi, poi però durante un ultimo colloquio diciamo che mi sono fatta valere un po' di più, ho espresso il mio punto di vista e ho detto che mi serviva davvero qualcuno che credesse in me o nelle mie potenzialità e mi desse un'opportunità. E così è stato. E quindi il lavoro? E quindi il lavoro, ho iniziato a lavorare in un ospedale a Londra, all'inizio in scienze della trasfusione, patologia, ematologia e dopo un po' ho cercato lavoro nel mio ambito, che è quello della genetica medica e sono andata in un ospedale pediatrico di Londra. Anche lì c'è stato un po' di intraprendenza da parte mia, ho mandato un'email alla direttrice del laboratorio che mi ha chiamato a quel punto per un colloquio e mi ha dato in mano un progetto. E il progetto doveva terminarsi in 3 mesi, ma l'ho finito in meno di un mese e quindi poi mi hanno dato un altro progetto in mano
ed è andata tutto bene. Però da lì poi ho deciso di trasferirmi ad Oxford e adesso lavoro come genetista molecolare lì. L'idea di tornare? L'idea di tornare, mi piacerebbe tantissimo fare quello che amo nel mio paese. Sarebbe la cosa più bella. Però so che, non so se è un'utopia o qualcosa di molto difficile, probabilmente solo qualcosa di molto difficile per adesso, mai dire mai. Tu ti occupi in questo periodo di due geni in particolare? Sì, sono due geni, si chiamano BRCA1 e BRCA2, sono dei geni divenuti popolari grazie ad Angelina Jolie. Una mutazione patogenica, quindi qualcosa che va storto in uno di questi geni, può predisporre la persona al cancro, quindi aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro, come quello al seno, alle ovaie, alla prostata. Nel Dipartimento di Genetica ad Oxford siamo circa 60 persone. Io sono in ufficio, sono una delle scienziate cliniche e ho un team di tecnici in laboratorio che estraggono il DNA e quindi procedono con il campione. Io invece mi occupo dell'analisi e dell'interpretazione dei dati e proseguo con la diagnosi. E poi ci sarà un genetista clinico che comunicherà il risultato al paziente. Come hanno preso questa tua decisione i tuoi familiari, la mamma e il papà, tua sorella? I familiari mi hanno sempre supportato, questa è stata la mia grande fortuna perché mi hanno incoraggiato e probabilmente sono loro che mi hanno anche dato sempre la forza di andare avanti e di non mollare, quindi ho avuto sempre il loro supporto. Vengono lì anche a trovarti, suppongo? Sì, vengono a trovarmi, mia madre sta anche imparando l'inglese apposta e sono felici. Sicuramente sarebbero ancora più felici di avermi un po' più vicino. Però torni spesso? Sì, per le vacanze, appena un momento libero cerco di tornare. Che il mio cuore, la mia anima rimane sempre calabrese, molto calabrese, non tanto italiana ma più che altro calabrese. Hai deciso di venire a parlare di te qui in questo punto di Scalea che è meraviglioso. È il mio punto preferito perché si vede Scalea, si vede il mare. E le bellezze naturali che abbiamo da offrire, l'Inghilterra sicuramente ha da offrire tanto, e magari più posizioni lavorative, ma le bellezze che ci sono qui, il nostro clima, quello non si può trovare da nessun'altra parte. Parlavi di meritocrazia. Meritocrazia, e non voglio fare paragoni perché probabilmente non posso neanche farne, però quello che so è che in Inghilterra ne ho trovato tanto. Io lì non ero assolutamente nessuno mi conosceva e questo è stato il bello. Il bello è che ogni cosa è meritata, un brutto voto, un no, ma poi quando arrivano i sì e quando arrivano i premi o quando arrivano le posizioni importanti, sai che te le sei guadagnate tutte. Cosa consiglieresti tu a queste persone che decidono inizialmente di venire lì per imparare l'inglese, ma poi rimangono lì senza sterline in tasca? Allora, consigli è difficile darne, però posso dire quello che mi auguro è che i giovani abbiano degli obiettivi precisi e dei sogni. Io credo davvero che una gioventù senza sogni sia una gioventù spenta e quindi non mi piace assolutamente. È giusto sognare, è giusto avere degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Dopodiché probabilmente bisognerebbe dire qualcosa ai datori di lavoro, ai manager italiani, è giusto dare una possibilità e un'opportunità a tutti, anche ai giovani. Io capisco che sia più facile dare un impiego a una persona che ha già 10 anni di esperienza nel settore, però i giovani hanno una mente fresca, sono brillanti, sono pieni di idee e riescono ad imparare velocemente, quindi questo è davvero importante, bisogna tenerlo in mente. Poi quello che mi piacerebbe davvero è che una persona possa partire e lasciare il proprio paese per curiosità, per voglia di conoscere, per ambizione, ma non per disperazione, perché questo è davvero brutto.